Seconda edizione di Ora TG, bentrovati. Apriamo anche oggi con la cronaca, con l'operazione Black Job, lavoro nero. Inzabbiamono o creavano iter di comodo per vicende spesso sanzionatorie che riguardavano i loro amici, probabilmente portatori di voti. Questa è la motivazione che ha portato ai domiciliari l'ex deputato all'ARS Marco Forzese, il direttore dell'Istituto dell'Ispettorato del Lavoro AMIC di Catania, Ispettorato del Lavoro di Catania, AMIC, l'ex consigliere comunale Antonino Nicotra e il dirigente dell'ufficio legale dell'Ispettorato del Lavoro Maria Rosa Trovato. L'operazione è stata portata a segno dalla Guardia di Finanza di Catania. L'ex deputato che entra indisturbato nell'ufficio del direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania prende il fascicolo sul procedimento amministrativo a carico di un imprenditore destinatario di una salata sanzione e lo fa sparire dentro la giacca di quest'ultimo. Visto che all'onorevole l'imprenditore porta grandi quantità di voti, il sistema di corruzione non era la mazzetta ma uno scambio di vantaggi che agevolavano non solo gli interessati ma anche terzi, pacchetti elettorali, incarichi di prestigio, archiviazione di procedimenti amministrativi, falsificazione di documenti ma anche assunzioni per i familiari. Tutto questo nei luoghi in cui si sarebbe dovuto garantire sicurezza e legalità del lavoro. È una corruzione triangolare quella scoperta dal nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza su delega della Procura distrettuale della Repubblica che ha messo ai domiciliari Marco Forzese, già deputato regionale, Domenico Tito Amice e Maria Rosa Trovato, rispettivamente direttore dell'ITL, responsabile dell'ufficio affari legali e contenzioso dello stesso ispettorato, e Antonino Nicotra, già consigliere comunale ed assessore nella giunta Scapagnini. Interdizione di 12 mesi dal pubblico ufficio invece per Franco Luca, direttore sanitario dell'ASP di Catania, coinvolto in un episodio insieme al rappresentante legale delle NAIP, Ignazio Maugeri, anch'egli interdetto, che li ha visti chiedere ad Amici di preparare una certificazione che attestasse avvenuti versamenti di assegni familiari riconosciuti ai dipendenti dell'ente di formazione. Somme in realtà mai versate, per questo Luca e Maugeri erano stati sanzionati dall'Ispettorato del Lavoro di Trapani, in cambio la promessa che Luca avrebbe assunto il compagno della figlia di Amic al San Marco. Ma ci sono altri episodi, come quello che vede coinvolto Nino Nicotra, già nell'amministrazione comunale catanese, che ha chiesto di decurtare e dilazionare pesanti multe e agevolazioni non dovute applicate ad un call center, di contro corsie preferenziali per incarichi dirigenziali e sostegno politico in giunta alla Regione. E poi l'ultimo che vede coinvolta l'ha trovato, già con precedenti giudiziari, che si offre di dilazionare sanzioni amministrative a carico di altri due soggetti che sono stati interdetti, Giovanni Patti, Orazio Emanuele, con loro anche Salvatore Calderaro, che è colui che nelle immagini si vede intascare il fascicolo da Forzese. L'operazione denominata Black Job, a tutela dei lavoratori spesso in nero, in barba alla legalità, ha preso le mosse grazie alla denuncia di alcuni funzionari dell'ITL che hanno riscontrato anomalie nel sistema. L'invio immediato di un sostituto alla direzione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania, quanto ha disposto l'assessore regionale Mariella Ippolito dopo l'operazione Black Job. Forniremo ogni forma di collaborazione utile agli organi inquirenti, ha detto l'assessore. A Catania arriverà l'attuale direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo, Venerando Lo Conti. E adesso vediamo le interviste del dopo conferenza stampa agli organi inquirenti. Un episodio inquietante è quello che vede Forzese entrare liberamente all'interno dell'ITL e muoversi come se fosse a casa sua. Muoversi come se fosse a casa sua e per chiedere cose che qualunque pubblico funzionario avrebbe dovuto respingere in maniera indignata. Vi è stata una grave compromissione della funzione pubblica che è demandata all'ITL. L'etica di un funzionario pubblico prevede che vengano posti in essere i comportamenti più idonei al raggiungimento dell'interesse pubblico. In questo caso è assicurare la corretta applicazione delle norme in materia di collocamento del lavoro e di sicurezza. Queste norme non venivano fatte rispettare dall'ufficio territoriale del lavoro di Catania. Sicuramente la utilità perseguita dai funzionari corrotti era spesso un avanzamento di carriera, una riconferma degli incarichi o l'assunzione di persone vicine a propri familiari, ma quello che voglio mettere in evidenza è che il danno non è soprattutto il danno erariale, cioè la mancata percezione delle sanzioni irrogate. Il vero danno alla collettività è il fatto che un'impresa sa
che può anche fare a meno di applicare le norme sul lavoro nero o meno, o sulla sicurezza del lavoro, perché può contare su amici che poi sistemano le cose. Il vero danno, il maggiore danno, non è quello erariale, è il danno alla collettività. Perché non c'era solo una corruzione bilaterale ma triangolare, si avvantaggiava non solo a se stessi ma a tutti ciò che stavano attorno a questo sistema. I protagonisti di ogni vicenda corruttiva sono tre: un politico o comunque uno che aveva rivestito incarichi politici, che raccomanda un imprenditore inteso come possibile serbatoio di voti per fargli ottenere la cancellazione di determinate sanzioni, il corrotto è il funzionario che si presta a rendere questi favori. Noi siamo arrivati a far luce su queste vicende anche grazie a dei funzionari onesti. C'è anche un dirigente recidivo. C'è un dirigente recidivo che proprio la Guardia di Finanza qualche anno fa aveva denunciato, e come è successo in questa occasione, quel dirigente è interessato ad istituti di formazione professionale che evidentemente, avendo in passato avuto dei contributi non dovuti, in questo caso avendo subito un verbale per lavoro irregolare, hanno in qualche modo favorito, questo appunto il direttore, il responsabile dell'ufficio legale, che nonostante la precedente denuncia ancora rivestiva un incarico direi determinante per le procedure che devono essere poste in essere dall'ufficio, ancora era lì e ancora una volta per favorire un ente professionale compie degli atti illegittimi. Devo dire che quando i miei uomini mi hanno riferito di queste immagini e le ho viste, sono state effettivamente inquietanti per un appartenente alla pubblica amministrazione. Consentire che un soggetto terzo entri in un ufficio pubblico, possa prelevare un fascicolo da una scrivania di un pubblico ufficiale e metterlo nel giubbino del soggetto che ha subito il controllo, effettivamente è un qualcosa che lascia a bocca aperta. Il direttore dell'ispettorato, diciamo, si adopera per individuare le forme chiaramente irregolari per in qualche modo avvantaggiare l'imprenditore amico o amico degli amici. Voltiamo pagina, legge finanziaria all'ARS, oggi conferenza stampa a Palermo in attesa del collegato alla finanziaria. La conferenza stampa è stata tenuta dal governo, dunque dal presidente Musumeci e da alcuni assessori presenti appunto all'incontro con i giornalisti. 340 milioni per i comuni, tra questi anche i più virtuosi nella raccolta differenziata in Sicilia. 22 milioni alle ex province, ben 271 stanziati per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi. Questi solo alcuni dei numeri annunciati stamane dal governatore siciliano Nello Musumeci, che ha convocato la stampa alla presenza dell'esecutivo regionale per illustrare i contenuti della finanziaria approvata lo scorso 30 aprile dall'ARS. Numerosi gli interventi che il governo porta a casa con la manovra finanziaria. Musumeci difende le stabilizzazioni, 53 i milioni destinati al rinnovo dei contratti dei dipendenti regionali. Poi si sofferma sull'assistenza ai disabili, al centro del dibattito per giorni, dopo le polemiche scatenate dalla famosa frase pronunciata in aula da Musumeci e da molti probabilmente equivocata, per la forma forse poco felice in cui è stata espressa. Se non ci fossero, noi avremmo potuto disporre di qualche decina di milioni in più, aveva affermato Musumeci. Ora, ai 271 milioni dedicati alla categoria, se ne aggiungono altri 32 per gli alunni disabili, 17 per gli anziani over 65, 10 per la ricerca in campo biomedico, 200.000 invece saranno destinati al fondo per le donne indigenti, vittime di violenza, denominato reddito di libertà. Abbiamo dato 270 milioni di euro alla fascia della disabilità, non era mai accaduto in Sicilia e in percentuale non accade in nessun'altra regione d'Italia. Sono davvero soddisfatto, era l'impegno che a ottobre avevo personalmente assunto con PIF quando abbiamo sottoscritto il documento in un programma in diretta con una radio pubblica. Abbiamo anche stanziato fondi per abbattere le barriere architettoniche negli edifici scolastici, abbiamo pensato alle persone anziane e devo dire che abbiamo in progetto altre iniziative proprio perché quello del welfare, delle politiche sociali, possa essere un settore capace di caratterizzare l'azione di questo governo e di questa regione.
Al margine della conferenza, il governatore Musumeci rilancia anche un'idea su cui avevano puntato diversi politici dell'isola, tra cui anche l'ex presidente Raffaele Lombardo: defiscalizzare la benzina e i prodotti petroliferi sull'isola. Resta un nostro obiettivo, afferma Musumeci. Il governo nazionale ancora non c'è, dice, ma abbiamo avviato un ragionamento con Confindustria. Ieri ne ho parlato anche con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che mi ha ascoltato. Mi ha detto che sarà una battaglia difficile, ma questo non mi spaventa. Accanto a Musumeci, il vicepresidente siciliano e assessore all'economia Gaetano Armao traccia quella che sarà la linea d'azione dei prossimi mesi. Attraiamo investimenti dall'esterno dell'area se sosteniamo l'investimento delle imprese esistenti. Lo stiamo facendo attraverso la certificazione dei crediti nei confronti dei consorzi delle società d'ambito che avevano quasi 700 milioni di euro di debiti nei confronti del sistema delle imprese siciliane. Lo stiamo facendo attraverso i 50 milioni di sostegno ai confidi mediante i cosiddetti meccanismi di rifinanziamento e garanzia nei confronti dei confidi, lo facciamo attraverso il consolidamento patrimoniale dell'IRFIS, lo facciamo attraverso una serie di misure che appunto guardano al sostegno all'impresa. Cronaca. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un pregiudicato catanese di 35 anni. Alcuni giorni fa, su richiesta della vittima, la moglie dell'uomo, erano intervenuti i militari dell'Arma nell'abitazione dei due, appurando come l'uomo poco prima avesse picchiato la consorte dinanzi il figlioletto di appena 2 anni. Considerato che l'episodio, secondo la successiva denuncia della donna, non era stato un caso isolato, il magistrato ha prima ordinato l'allontanamento dalla casa coniugale per poi disporre l'arresto e la sottoposizione ai domiciliari. Andiamo ad Cireale, andiamo più precisamente a visitare una scuola. La scuola si chiama Ferretti, la mensa è chiusa da qualche giorno e i genitori sono inviperiti. Vediamo perché la scuola è stata chiusa. Topi alla mensa del quarto circolo didattico Ferretti di Cireale. Genitori in protesta e refettorio chiuso da 5 giorni in attesa di derattizzazione. L'istituto accoglie la scuola dell'infanzia ed elementare e ricade nella competenza amministrativa dell'istituto comprensivo Galileo Galilei. 500 alunni e una sala mensa a servizio di 50 bambini indisponibile. La presenza delle telecamere ha messo in subbuglio il personale della scuola e richiesto l'intervento del dirigente Orazio Barbagallo, che ha minacciato denunce in caso di riprese interne alla scuola non autorizzate per ragioni di privacy e tutela dei minori. Avremmo voluto riprendere la sala mensa chiusa, ma non ci è stato permesso. Come dire, i topi sì, i giornalisti no. La competenza manutentiva, disinfestazione compresa, dipende dal comune, ma il commissario straordinario Salvatore Scalia, da noi contattato, risulta essere all'oscuro della vicenda. Il servizio di refezione è ubicato in questo blocco al pian terreno dell'istituto, a ridosso di un fazzoletto di verde incolto e invaso da erbacce, condizione ideale al proliferare di roditori, probabili che si siano introdotti nei locali scolastici da una delle porte adiacenti al locale mensa, ma i problemi, a sentire i genitori inviperiti, evidenziano inoltre scarsa pulizia, l'impiego di detergenti non idonei e guasti nei servizi igienici come lo scarico dei lavandini, segnalata anche la presenza di serrande rotte da diverso tempo. Genitori e dirigenza della scuola si sono dati appuntamento a lunedì prossimo per capire quale soluzione adottare e risolvere i disagi segnalati dai familiari degli scolari. La derattizzazione della sala mensa in tempi celeri rimane priorità assoluta a tutela dell'incolumità dei bambini, anche perché i topi non conoscono confini e potrebbero invadere gli altri locali della scuola con gravi ripercussioni igienico-sanitarie. La cronaca politico-amministrativa, le elezioni del 10 giugno, andiamo a Catania, dove questa mattina il candidato sindaco Emiliano Abramo ha presentato il programma. Mi metto nei tuoi panni è lo slogan del programma elettorale presentato alla stampa questa mattina dal candidato a sindaco per Catania Emiliano Abramo. Un programma che nasce da un lungo percorso di ascolto della città, partendo dal basso e dalle fasce più deboli come gli anziani e i giovani disoccupati. È per loro che Abramo parla di patto generazionale per assicurare una vita migliore con una mobilità integrata agli anziani, spesso relegati a casa, e per i
impiegare nella propria città le nuove generazioni, sempre più costrette a cercare lavoro altrove. È un programma elettorale che è figlio dell'ascolto della città di Catania in questi mesi, e quindi sono tante le sensibilità emerse col piacere di sintetizzare nei 15 punti programmatici finora raccolti e che continuerà anche nei prossimi giorni. È uno sguardo intelligente ma anche sensibile, come è stato messo bene da lei in evidenza, che parla di anziani che non devono più sentirsi internati e soli nelle loro case, ma che si riconciliano con la città, usufruiscono dei servizi pubblici, su tutto il trasporto, ma anche un'attenzione delicata affinché non siano private delle necessità primarie come accedere a un farmaco o acquistare il pane, in un sistema di reti di prossimità ben vigilato, monitorato dal comune stesso. Sul centro storico si può immaginare una vita bella anche per chi è anziano, così come per i più giovani, non più immaginarli lontani da Catania o in attesa di chissà quale grande come dire, miracolo economico per la città, ma olio di gomito, tutelare i posti di lavoro che oggi sono a rischio, guardare la zona industriale e chiedere di stringere un patto con la città affinché non vadano via, nonostante il grave livello di degrado che attraversa la zona industriale, le sue strade, l'assenza di servizi come un asilo, come l'illuminazione, i mezzi pubblici, un'attenzione alle donne, insomma questo ancora manca. E ancora cultura, teatro, attenzione per i percorsi storici e culturali dei quartieri, una vocazione turistica del porto di Catania e con esso della sua città. Un programma che attraversa Catania e le sue problematiche a 360 gradi, partendo dalla rivalutazione del centro storico e la periferia, passando dalla vita culturale con percorsi e più spazio per il teatro, per finire con la riprogettazione della playa, del porto e del lungomare e con una corretta gestione della raccolta differenziata, libera dal malaffare. Non è vero che le cose non si possono fare, tutto può cambiare, l'importante è appunto assumersi una responsabilità e trovare delle idee, figli di un ascolto e una città che ancora una volta si conferma attenta e intelligente. Idee che possono aiutare anche a trovare i fondi per attuare tutto ciò? Idee che possono aiutare a trovare i fondi sapendo che alcune cose non necessitano di fondi. Immaginiamo la questione rifiuti, i fondi che il Comune ha messo a disposizione per la raccolta dei fondi dei rifiuti sono adeguati, ovvero in linea con quello che spendono gli altri comuni in Italia, ma negli altri comuni produce mediamente almeno il 60% di raccolta differenziata. A Catania ha prodotto quello che noi possiamo verificare camminando per le strade in termini di cattivi odori, e direi c'è un'emergenza e rifiuti proprio a Catania. Prendiamoci la responsabilità, amministrare bene in modo trasparente darebbero più servizio alla città tutta. Ad Acireale rimaniamo in tema di elezioni 10 giugno, elezioni amministrative del 10 giugno. Ad Acireale questa mattina il candidato sindaco Nino Nicotra ha visitato invece i locali dell'IPAB Oasi Cristo Re. Sull'IPAB Oasi Cristo Re di Acireale, su cui pende la possibilità dell'estinzione sulla scorta di provvedimenti adottati in strutture analoghe, i 42 dipendenti confidano in un intervento politico risolutore a garanzia dei posti di lavoro e dei 38 ricoverati, tra cui 5 migranti minori. A fianco dei lavoratori dell'IPAB si è schierato anche il candidato sindaco Nino Nicotra, che stamane ha manifestato solidarietà ai dipendenti e l'impegno, qualora eletto, di occuparsi in prima persona della vicenda dell'istituto, che svolge un importante servizio sociale fondamentale per la difesa e accoglienza pubblica dei meno abbienti. La situazione rimane in bilico e da Palermo la regione siciliana non sembra intenzionata a trovare una soluzione a salvaguardia della struttura cese, anzi le ultime notizie vanno nella direzione opposta alle legittime speranze degli operatori informati della recente decisione di chiudere l'IPAB di Paternò. La politica promette oggi come ieri una soluzione che di fatto non è stata condotta in porto, gettando nella disperazione i lavoratori da 43 mesi senza stipendio e dal futuro occupazionale incerto. Nicotra promette il suo personale impegno in caso di vittoria elettorale. Il problema dell'Oasi Cristo Re è un evidente problema, è un evidente fallimento della politica ad Acireale. È una priorità di cui il prossimo sindaco
chiunque esso sia deve occuparsi, ed è questo quello che io, se eletto sindaco, intendo intestarmi compatibilmente alle competenze del sindaco. Naturalmente deve essere data una priorità assoluta sia per i tanti, diciamo, uomini e donne che lavorano, che da anni che non percepiscono più il salario, e sia per l'aspetto sociale dell'assistenza ai ricoverati in questa struttura. Quindi si riparte da qui. Uno dei primi impegni che assumo è quello di affrontare la problematica e comunque di trovare una soluzione, perché la politica lo deve a chi lavora, lo deve agli assistiti, ma lo deve anche alla dignità e al decoro di una città come Cireale. La politica fa la sua parte. Il commissario straordinario al Comune di Cireale, Salvatore Scaria, che politico non è, ha già relazionato ufficialmente in sede consigliare e ribadisce. Ho comunicato, ho segnalato anche alla Regione che laddove si provvedesse ad assorbire l'IPAB con il suo enorme cumulo di debiti e con il personale, il Comune andrebbe in dissesto, e quindi il problema, almeno a mio parere, andrebbe in dissesto. Quindi il problema diventa un problema di tutti i dipendenti comunali, della struttura del Comune e dei creditori del Comune e quant'altro. Cioè, ho visto che da qualcuno si ritiene che l'IPAB possa essere un istituto che in queste condizioni possa produrre dei redditi. Non capisco allora come possa aver accumulato tanti redditi. Comunque, debiti sì. Comunque, secondo me è anche un'attività che non è perfettamente coincidente con quella del Comune. Il vero problema, comunque, a me dispiace per i dipendenti ovviamente, però il vero problema è che il Comune ben difficilmente potrà assumersi gli oneri dell'IPAB, e cioè fallirebbe. Andiamo avanti col giornale, vediamo cosa sta accadendo per quel che riguarda le condizioni meteorologiche in Sicilia in queste ore e cosa ci potrà e cosa potrebbe accadere da qui a breve, un autunno davvero fuori stagione, quello vissuto dai siciliani nelle due giornate di oggi e di ieri. Dalle temperature estive a quelle autunnali nel giro di appena 48 ore, il clima degli ultimi giorni ci ricorda che è ancora primavera, dopo la breve illusione di un anticipo della bella stagione paventato l'1 maggio scorso, con spiagge affollate e picchi di 25 gradi in Sicilia. Un brusco calo termico che ha ridimensionato la colonnina di Mercurio a 16 gradi al di sotto della media stagionale. Dottore Puleo, che cosa sta succedendo? Tutti si chiedono che tempo è questo. È il classico, la classica situazione della primavera nostra del Mediterraneo. Si passa rapidamente da giornate soleggiate a giornate magari più nuvolose, con pioggia, con sbalzi di temperatura che si va dai 27 gradi di qualche giorno fa ai 16 di oggi. Diciamo che ancora siamo in piena primavera e dunque ce lo possiamo anche aspettare. Tutta colpa di un vortice ciclonico che dalla Tunisia si è spostato sul Tirreno meridionale, creando richiamo d'aria calda dall'Africa e fredda dal nord Europa, con conseguenti temporali e instabilità. Principalmente colpite dalle piogge le zone collinari interne dell'isola, soprattutto nell'Agrigentino, dove in 72 ore sono caduti ben 56 mm di pioggia, molto meno nel Catanese, dove se ne sono accumulati appena 5 mm in tre giorni. E si sono avute delle bellissime giornate quasi estive, ma l'alta pressione non può avere una durata lunghissima in questa fase. Si è formato un nucleo di bassa pressione in quota sulla Tunisia, che si è spostato poi sul Tirreno meridionale, e questo ha causato tutta questa instabilità di questi giorni e dei prossimi giorni, che ancora si farà sentire l'effetto. Questo nucleo di bassa pressione si sta in questo momento si trova situato sul Tirreno meridionale, si sta spostando verso sinistra, verso la Spagna, e dunque ci darà ancora un po' di passaggi di fronti perturbati. Oggi, nella giornata di oggi, diciamo, per noi della provincia di Catania è quella magari dove ci saranno delle piogge, anche se sono delle piogge tutto sommato insignificanti, sono dei piovaschi più che delle precipitazioni intense, dunque pochi millimetri, ma giornata estremamente coperta con questa pioggia magari un po' insistente, però leggera, fine, di poca entità dal punto di vista della quantità delle precipitazioni.
Piovaschi che dureranno ancora per poco. Tra sabato e domenica dovrebbe tornare il sole con temperature piacevoli che permetteranno un fine settimana all'aria aperta, ma per il cambio stagione sarà meglio attendere perché qualche sorpresa maggio ce la riserverà ancora. Poi invece da domenica dovrebbe avere un po' di respiro, ritorna il sole. Sì, perché il vortice ciclonico, appunto, in questo lento movimento verso la Spagna farà mancare la sua influenza sulla Sicilia, dunque il fine settimana si può dire che è salvo, nel senso che queste piogge già nella giornata di domani dovrebbero attenuarsi di parecchio. Ci saranno ancora qualche fenomeno sulle aree interne, sulle aree collinari, ma sono tutte in via di esaurimento, appunto perché il vortice si sta spostando dalla nostra portata, diciamo, della nostra isola. Per cui il fine settimana, specialmente nella giornata di domenica, dovrebbe essere abbastanza soleggiata, con temperature anche in risalita, e dovrebbe anche finire anche i fenomeni di vento che abbiamo avuto abbastanza forti, impetuosi in questi giorni, che hanno creato non pochi problemi. Sabato a Cireale sarà sede della 11ª festa della legalità sul tema della cittadinanza digitale. Oggi la presentazione del programma che chiude un percorso durato diversi mesi che ha interessato le scolaresche della città. Sarà un giorno di festa quello che concluderà l'11ª giornata della legalità, percorso formativo voluto dall'Istituto Ferrari sede a Cireale, che ha coinvolto anche il liceo classico, l'Istituto Commerciale Geometra, oltre alla importante partecipazione della Chiesa Accese nella persona di Don Marcello Pulvirenti, responsabile della pastorale sociale, e di esponenti dell'Associazione Libera Cittadinanza sempre di Cireale. Il progetto, iniziato ad ottobre dello scorso anno, ha visto studenti del secondo, terzo e quarto anno degli istituti incontrare personalità del mondo civile che hanno portato le loro esperienze ed il loro sapere per far capire come vada utilizzato il mondo di internet, onde evitare di diventare oggetti da sfruttare ed utilizzare per fini prettamente consumistici. Internet non è solo virtualità, è stato detto, ma anche realtà spesso distorta, come i recenti fatti hanno dimostrato in Facebook. Parte degli studenti partecipanti poi sarà portata a Palermo nella parrocchia di Don Pino Puglisi per vedere come l'eredità di Don Pino Puglisi continui ancora oggi e come si possa trasportare dalla teoria alla pratica quelli che sono i buoni propositi. Questa è l'11ª edizione della Festa della Legalità. Da diversi anni porta avanti questi progetti in rete di formazione e anche di contenuti con gli studenti, con i referenti, con le associazioni. Quindi no, la Chiesa continua il suo percorso certamente di annuncio della verità, insomma, che chiaramente per la Chiesa è una verità che nasce da Cristo, ma è una verità che certamente in tante realtà si ritrova, di cui l'uomo porta il desiderio, e chiaramente il desiderio di giustizia, chiaramente, che riguarda proprio l'azione che stiamo intraprendendo, riguarda questa iniziativa, è proprio quel desiderio che permette all'uomo di ricercare quella rimettere in ordine le proprie relazioni con gli altri, con se stesso. E adesso spazio alle nostre rubriche. L'intervista, nei giorni scorsi è andata in onda sulla nostra emittente l'intervista speciale elezioni, abbiamo sentito i 5 candidati a sindaco di Cireale. Ebbene, oggi nella speciale che va all'interno del telegiornale vogliamo riproporre la parte finale della trasmissione, vediamo insieme. Bentrovati, puntata speciale dell'intervista, confronto candidati sindaco di Cireale, il primo confronto ufficiale tra gli aspiranti primo cittadino. Vi presento subito gli ospiti, sono tutti candidati allo stato attuale, lo precisiamo, le liste non sono state ancora depositate, ci sarà del tempo per farlo, dunque potrebbero ancora arrivare altri candidati, ma intanto sono 5 quelli che hanno già ufficializzato la loro discesa in campo, diciamo così. Ve li presento subito. Ad iniziare dalla mia destra, rigorosamente in ordine alfabetico, Stefano Alì, candidato del Movimento 5 Stelle, al suo fianco Giusy Brischetto della Lega, già assessore comunale nella prima sindacatura Garozzo, a fianco a me
Michele Di Re, candidato sindaco di una lista civica, espressione del centrodestra, già candidato alle amministrative nel 2014. Da quest'altra parte invece Rito Greco, candidato con una lista civica, espressione del centrosinistra. E infine, sempre in ordine alfabetico, Nino Nicotra, già sindaco di Acireale, espressione di un'altra lista civica. Iniziamo da Stefano Alì del Movimento 5 Stelle. Allora, diciamo che in un minuto e mezzo è impossibile parlare del programma, quindi affronterò un tema specifico che a me sta molto al cuore, che è quello della Rizzetta, come è stata battezzata la Sorace in un famoso consiglio comunale. Noi sicuramente ci opporremo e faremo in modo che questo fenomeno venga debellato, perché pensare che i cittadini debbano avere bisogno di un consigliere comunale per andare a utilizzare, a fruire di quello che è un loro diritto è inaccettabile nel 2018. Quindi noi agiremo di conseguenza. Allora potenzieremo l'URP, che è l'ufficio in relazione col pubblico, per fare in modo che la gente senta un comune amico dove poter andare a parlare, metteremo le persone più qualificate e li doteremo dei sistemi informatici adatti a poter gestire tutte le pratiche. Utilizzeremo decoro urbano anche per fare la richiesta delle comunicazioni di tutte i problemi legati a lampadine, a buche e a rifiuti abbandonati, che sono la pratica quotidiana. Questo qui interverremo anche negli uffici per fare in modo che vengano tracciati tutte le richieste di accesso agli atti dei consiglieri, cioè il consigliere è giusto che faccia le richieste agli atti e si muova per interessi complessivi, per interessi generali. Meno corretto è che se questo intervento è legato a interessi specifici da utilizzare poi come eventuale sistema di gestione del voto. Grazie Stefano Alì. Giusy Brischetto, candidato della Lega. Noi vogliamo far risorgere la nostra Acireale. Acireale è una città meravigliosa. Quali sono le nostre idee? Le dico velocemente, le abbiamo già dette in parte oggi. Qualche giorno fa parlavo di riportare gli uffici al Palazzo di Città. Non tutti gli uffici, ovviamente. 3, 4, 5 persone, un ufficio protocollo, oggi il protocollo è informatizzato, un presidio dei vigili urbani, un ufficio relazioni col pubblico, un ufficio solidarietà. Non tutta la struttura solidarietà sociale. Perché? Perché abbiamo dei cittadini che non possono arrivare al centro servizi, utilissimo, bellissimo, ci sono i parcheggi, ma abbiamo gli anziani, purtroppo siamo carenti nei trasporti, non ce lo possiamo nascondere, quindi non è semplice per chiunque arrivare al centro servizi, non è semplice per un disabile, ma quanti autobus con le pedane per i disabili esistono nella città di Acireale? Allora il disabile come va al centro servizi? Se si trova al centro è molto più semplice, così facendo noi facciamo rivivere il centro, noi facciamo rivivere la piazza, la pescheria che sta morendo. E vi siete fatti un giro in questi giorni, ho visto, ma quanti hanno chiuso, quanti stanno chiudendo? I commercianti della piazza vogliono lottare per ritornare ad essere quelli che erano prima. Loro sono pienamente d'accordo alla ZTL, non sono contrari alla ZTL, ma gli dobbiamo dare la possibilità di lavorare e lavorare bene. Poi chi fa food può mettere i tavoli anche davanti agli altri negozi fino alle 3 di notte. Grazie Brischetto. Michele Di Re, candidato di una lista civica, espressione del centrodestra. Candidato di una lista civica molto ampia, perché parte anche da formazioni che vengono dal PD. Esatto. Prego. Non voglio parlare di programma, perché tra l'altro avrei bisogno di diverse ore per riuscire a raccontare tutte cose. Voglio parlare di una cosa più importante che abbiamo semplicemente sfiorato, che è la legalità. Io sono socio fondatore dell'associazione Antiracket Acese e tesoriere da quando questa è stata fondata. E questo è un aspetto fondamentale nella vita cittadina. Io firmerò questo contratto di legalità del candidato sindaco, dove ci sono delineate tutte le linee guida e tutte le condizioni legali per cui è possibile appartenere alle liste che supporteranno al candidato Michele Di Re. Senza queste condizioni nessun consigliere comunale si potrà candidare con le liste di Michele Di Re, perché sulla legalità non si scherza. C'è anche un patto successivo, un impegno successivo a delle norme stringenti sul monitoraggio, con un osservatorio permanente sul monitoraggio anti-racket e antimafia, anche in fase di assegnazione delle gare, perché i lavori si assegnano per gara in un'amministrazione sana. Questa cosa tutela anche l'economia cittadina, perché chi fa
in maniera onesta il proprio lavoro non deve subire svantaggi da chi lo fa in maniera disonesta, che deve essere perseguito. Io credo che questo sia l'elemento più importante che riveste l'attività dell'amministrazione cittadina e del sindaco. Lo firmerò e lo consegnerò. Grazie Michele Dire. Rito Greco, candidato di una lista civica, espressione del centro-sinistra, meno qualche componente, ecco, diciamo così. Né più c'è il meno. Non posso che condividere quanto detto dall'amico Michele Di Re rispetto alla questione della legalità. Io credo che debba essere un tema che appartiene a tutti e non a una parte, perché indistintamente, voglio dire, chi va a governare non solo deve governare una città che è legale, quindi all'insegna della legalità, ma trasparente soprattutto. Io amo dire in queste ore che è necessario amministrare l'ordinario. Mi sono preso la critica di qualcuno che non percepì il significato di quello che, forse per colpa mia, di quello che io volessi dire. Non è che non pensi alle grandi strategie di una città, non è che non pensi alle grandi capacità di attrarre risorse per far sì che in questa città si crei sviluppo, ma per debellare definitivamente un meccanismo di tipo clientelare, che è quello di cui parlava il collega Ali, io credo che sia necessario fare partire la macchina burocratica per fare sì che gestisca l'ordinario. Noi in questo comune non abbiamo dirigenti, non abbiamo funzionari, non abbiamo quadri intermedi e di conseguenza vi è una sorta di scarica balile e la necessità che il politico si occupi nel quotidiano di quelle che sono le esigenze del territorio. Allora l'app di cui tutti abbiamo parlato è necessaria perché l'informazione arrivi immediatamente al palazzo e di conseguenza si operi, ma anche la capacità dei nostri funzionari di attivarsi immediatamente rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio per fare sì che i meccanismi clientelari vengano Greco stoppati. Nicotra. Sulla legalità siamo tutti d'accordo, ne ho fatto per primo il riferimento qualche minuto fa. Io vorrei più che altro rivolgere un appello alla mia città, ai miei concittadini, perché per quanto riguarda l'aspetto politico programmatico della proposta dell'amministrazione Nicotra, se eletto rinvio poi a quando rimetteremo sui social e la distribuzione su cartaceo del programma, non si può sintetizzare in un minuto e mezzo. Nicotra è sindaco già dal 2000 al 2002, in 22 mesi ha portato risorse pubbliche e private con fondi europei per 100 milioni di euro. Ha dato esecutività al piano regolatore generale, aveva messo mano alla pianta organica, ha riformato i servizi. Nicotra, sindaco, se eletto, la promessa che assumo è quella, mettendoci la faccia e la mia dignità, è quello che viene promesso sul piano politico programmatico sarà portato avanti e non sarò mai, come non lo sono mai stato, il prestanome di nessuno. Quindi l'impegno è quello di portare avanti e realizzare compatibilmente alle risorse un piano di programmazione che sarà, non c'è un discorso dei primi 100 giorni, i primi 100 giorni ne abbiamo già parlato, ZTL, interventi urgenti che vanno fatti, una diciamo revisione di tutte le situazioni contabili, finanziarie, ma l'azione, la buona amministrazione e il buon governo sarà spalmato sui 5 anni dell'amministrazione Nicotra. Grazie Nicotra, abbiamo terminato. Io vi ringrazio per aver accettato il nostro invito, è stato un confronto sereno. Appuntamento al prossimo l'intervista speciale confronto candidati sindaco. Buon proseguimento. Nuovamente in studio, nessun aggiornamento, dunque finisce qui questa seconda edizione di Ora TG che avete visto sul canale 89 del Digitale Terrestre in Sicilia di Rai TV, che avete seguito sulla nostra pagina Facebook, dove potrete rivedere questa edizione e le altre, così come potranno essere riviste tutte le edizioni del nostro telegiornale sul sito internet www.raitv.it e sul canale YouTube della televisione. Prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra emittente fissata alle ore 14 di domani. Grazie per la vostra compagnia. Buon proseguimento di serata a voi tutti.
La giornata di domani è caratterizzata da nuvolosità diffusa su tutta la Sicilia con possibili ampie precipitazioni in diverse province siciliane. I mari sono mossi. Temperature ormai decisamente primaverili, infatti 15 la minima a Catania e 22 la massima.